sentito diverse interpretazioni del voto. Io dico questo: la dimensione locale è evidente che ha un peso fortissimo, e diciamo sì, il percorso che ci siamo portati dietro in questi 4 anni hanno determinato anche per noi non riuscire a comunicare l'idea di città che avevamo in testa e soprattutto dare alla città quello che aveva bisogno dopo un momento di crisi fortissima, un rinnovamento forte, un cambiamento forte, e quindi in questo senso la responsabilità è mia perché non sono riuscito a interpretare questo sentimento di cambiamento, quindi in questo senso è riuscito di più in questo caso alla destra di questa città rappresentare non tanto il cambiamento, perché poi questo è evidente, è un'evidenza generazionale, è un'evidenza anche politica, ma è riuscita a cavalcare le paure che ha generato nella città una crisi importante. Ti sembra che questo sia diventato un caso nazionale, come sostengono alcuni quotidiani? Ma qualcuno prova a tirarcelo dentro questa questione, ma diventa un caso nazionale se non si conosce il dato locale. Io credo che fosse evidente a tutti quello che è successo in questi 4 anni, la rottura della maggioranza, e quindi presentarci con di fatto il PD più tre associazioni che hanno fatto con noi questo percorso, che hanno provato in tutti i modi, non posso che ringraziarli, ad allargare il perimetro nel quale, come dire, ci siamo ritrovati storicamente. Quindi in questo senso noi abbiamo costruito una campagna elettorale in mezzo a grandi difficoltà dovute al fatto che poi 8-1 era complicato portare avanti questa campagna elettorale, e poi al ballottaggio si sono saldati alcuni, proprio tutti i fattori di Partito Democratico, che hanno costituito di fatto non una grande maggioranza, perché siamo arrivati a 500 voti, a 600 voti di differenza. Ti chiedo un'ultima cosa: se hai sentito Matteo Renzi, se ti hanno dato fastidio queste frasi che abbiamo letto, tipo Arezzo vince solo Fanfani. Sì, Arezzo vince solo Fanfani se Fanfani si trova, se tutte le volte che Fanfani si candida trova centrodestra, le macerie del centrodestra, come fu 8 anni fa, e si trova una coalizione molto più larga di quella che alla fine siamo riusciti a costruire noi. Quindi io sommessamente ricordo che, ma questo non è una polemica col Premier, anche perché quello che ha detto Matteo di fatto è reale, perché poi noi siamo veramente confrontati in una situazione complicata e diversa da quella che ha trovato Fanfani. Non era la questione legata al personaggio Fanfani quanto differenza dal personaggio Bracciali. L'hai sentito Renzi? Sì, siamo sentiti. Se ce lo puoi dire, che ti ha detto? Ma niente di particolare, insomma, sono come dire, è un dialogo tra due persone che si conoscono da tanto tempo, e di solidarietà, nel senso che poi è evidente che insomma era una situazione che sembrava, come dire, a livello nazionale sembrava qua impossibile da perdere, diciamo così, proprio perché la città più renziana, per mille motivi, però io credo che chi abita la città, chi l'ha vissuta, chi l'ha respirata in questi 9 mesi ha compreso quanto, che clima ci fosse in città, e quindi, come dire, anche Matteo, che è stato poi via via informato di tutti i passaggi come segretario nazionale del partito, lo sapeva e se ne era già reso conto di questo. Noi siamo un'alternativa di governo, quindi dobbiamo costruirci questo percorso. Misureremo innanzitutto 2 cose, la correttezza amministrativa, perché la destra di questa città già una volta 10 anni fa distrusse la nostra città dal punto di vista del paesaggio, la distrusse anche dal punto di vista economico, perché la città che eredita Raghinelli è quella che lui con tutti i sodali hanno costruito a quelle varianti, quindi una città che costa tanto, che vedrà, lui toccherà con mano quanto sarà difficile governare. Quindi la correttezza amministrativa, tutti i percorsi di legalità, tutti i percorsi che riguardano la correttezza degli atti, questi saremo intransigenti.